Buongiorno dal vostro Omblas. Oggi voglio discutere con voi, voglio parlare un attimo, di una cosa, degli alieni, dei presunti alieni, presunti tali, non so come definirli, cioè di un qualcosa che sembra che vada a braccetto con questa parola. Cioè la domanda è questa: come mai in moltissimi films che parlano di alieni, gli alieni sono brutti, brutti, sono dei mostri proprio, dei mostri, e cattivi? Cioè, come fa? Cioè, capito? Non so se. Cioè, immaginate voi Predator, o non lo so, qual è? Alien, eh? Cioè, cos'era un mostro? Cos'era? Io non voglio nemmeno definire un mostro. Vedi, Predator, un mostro così che inventa una tecnologia incredibile. Alien, che naturalmente è brutto, vabbè, quello però era un film che sì, ci poteva quasi stare, diciamo, di una creatura nata così. Però c'è tante volte, c'è questi films sugli alieni che sono brutti, cattivi, ma poi come fanno? Cioè, c'è roba che al posto delle dita non si sa cosa hanno. Cioè, come fanno ad aver inventato tutto, che avessero inventato quella tecnologia, insomma, una roba del genere. Cioè, com'è possibile? Io un film che mi ricordo, che mi piacque, sugli alieni, che vabbè, che però anche lì erano mostri brutti, orribili, che io mi auguro sempre di non incontrarne neanche uno, perché rimarrei scioccato, buono o cattivo che siano. Era, come si chiama? Arrival, mi pare. Era un film con un'attrice anche parecchio bella per me, ma era anche un bell'attore, c'era protagonisti, però non mi ricordo. Arrival, erano buoni. Però naturalmente poi anche questi alieni c'hanno. In quel caso c'avevano tipo un triangolo, una piramide, non so che cos'era, come astronave, c'era, cioè, roba allucinante. Vabbè, insomma, però quelli erano buoni, presumibilmente sì, erano buoni, insomma, guardate il film Arrival, lo capirete anche voi. Però erano brutti in una maniera esagerata, cioè non brutti, perché brutto lo vedi, uno dice brutto, cioè faceva proprio paura, cioè proprio, non so nemmeno la parola qual era. Cioè, il punto è questo: gli alieni che secondo le varie. Non so come chiamarle, secondo i vari pensieri, cioè, se dovessero venire sul pianeta Terra, a parte non verranno mai, via dicendo, cioè, devono per forza essere brutti, cioè, cattivi, ma cioè, non può venire uno buono. L'altro giorno mi ricordai di un libro che iniziai a leggere, lo voglio ritrovare, si chiama Starman, e che c'era in questo caso un alieno che prendeva le forme, però era buono in quel caso, in quel libro è molto buono. Però poi andai a vedere il film, che poi non ho visto i film, il trailer, roba del genere, un pezzettino di un film anche, che faceva vedere Stalino buono, che sembrava, ora non so che usa la parola, parlava, cioè, non, cioè tanto è voluto, non riusciva a parlare bene come teoricamente almeno dovrei farlo io, cioè come se fosse, avesse qualche disturbo alla mente, si può dire, non so se ve lo ricordate, Starman, il film. Io ho letto una parte del libro proprio per colpa di qualcuno, non potessi leggerlo tutto, ma lo ritroverò e lo leggerò tutto. Però il film, quando lo fece, lo Starman, io ho visto, parlava come se avesse dei problemi alla testa, cioè, cioè, capito? Boh, vabbè, ora mi cancello. Insomma, ditemi voi se vi ricordate qualche film cui gli alieni sono belli e buoni. Perché secondo la mia teoria sono belli e buoni, perché se un alieno è Predator, che poi non si sa come poteva arrivare tutta la tecnologia, ora cioè non lo so come poteva farcela. Io non so, cioè, non ve lo immaginate, boh, non lo so, meglio non dirlo perché è pericoloso, poi mi fa paura. Comunque discutiamo su questo, su come mai gli alieni sono sempre cattivi, brutti, però boh. Vabbè, ditemelo voi, buona giornata a tutti e statemi bene, se potete. Allora, devo premere questo bottone.